Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati su Assassin's Creed Origins, il nuovo capitolo della serie di Assassin's Creed che uscirà il 27 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e PC. Alla Gamescom 2017 ho provato con le mie stesse mani il gioco e ragazzi ho tantissime informazioni da darvi, il feeling è stato davvero eccezionale, quindi sono sicuro che anche voi come me vi gaserete davvero tantissimo a vedere le immagini che già ora in realtà state vedendo. Mi raccomando ragazzuoli, proviamo assolutamente a superare i 5.000 like per dimostrarmi che volete nuovi video di Assassin's Creed Origins, ma soprattutto se volete la serie completa del gioco. Quindi ragazzi, voglio un supporto incredibile da parte vostra, così come era in passato. Infatti per un anno Assassin's Creed non c'è stato, però vi ricordo che con Assassin's Creed Unity, Black Flag, poi con Syndicate abbiamo fatto dei walkthrough incredibili, sono stati un successo assurdo, quindi vorrei replicare la cosa chiaramente con Origins, per ritornare infatti alle origini. Ho provato la demo per circa un'ora, quindi ho avuto modo di provare un po' tutte le novità principali del gioco, anche se comunque essendo vastissimo è impossibile provare tutto in così poco tempo. In ogni caso posso dirvi da subito che la mappa è praticamente devastante, ragazzi, è grandissima. E la demo era ambientata solo in una piccola porzione di mappa che comunque era davvero molto vasta. Non appena tutto inizia ci ritroviamo con Bayek, il protagonista, al di sopra di una zattera. Non appena trovata terra ho voluto subito provare un po' il feeling con i comandi, con i movimenti, con le armi e posso dirvi che qualcosina è cambiato. Il personaggio in ogni caso come sempre è molto dinamico. Una delle caratteristiche fondamentali di tutta la serie è il parkour e anche qui in Assassin's Creed Origins è chiaramente presente al massimo, anzi mi è sembrato che il protagonista fosse ancora più veloce soprattutto nella scalata. L'ambientazione è l'Egitto, ragazzi, e si nota praticamente guardando in ogni direzione. E finalmente credo che tantissimi fan della saga di Assassin's Creed sono davvero contenti. Hanno visto esaudire uno dei loro più grandi desideri per quanto riguarda un gioco, visto che ci sarà modo di vedere anche poi una storia ambientata in un mondo molto particolare e soprattutto del passato. Ho esplorato un bel po' la mappa, chiaramente c'è tantissimo da vedere, come ad esempio le piramidi, di cui parleremo tra poco, però come visto nei precedenti Assassin's Creed, a partire chiaramente dal primo Assassin's Creed, è possibile scalare determinate zone in modo tale poi da sincronizzarsi. Quindi ragazzi possiamo poi vedere una panoramica di tutta quella che è la zona attorno a noi e poi lanciarci con il salto della fede, che io per tantissimo tempo ho chiamato balzo dell'aquila, salto dell'aquila, forse perché praticamente il suono che poi c'è in quel momento ricorda chiaramente quello dell'aquila. Abbiamo però una grandissima novità per quanto riguarda l'occhio dell'aquila. I precedenti assassini avevano un occhio dell'aquila un po' particolare, quindi una sorta di visione oscura che metteva in risalto solo determinati obiettivi. Questa volta avremo un'aquila in carne ed ossa, quindi Senu, la nostra fidatissima aquila, sarà praticamente fondamentale in diverse occasioni, anche se possiamo scegliere magari di non utilizzarla. Io ragazzi l'ho provata e vi posso dire che è davvero importantissimo utilizzarla, soprattutto in momenti in cui bisogna, non so, pedinare dei nemici, magari pianificare un attacco in una zona magari blindata, chiamiamola così, oppure nel caso in cui ci troviamo in una zona in cui dobbiamo investigare e trovare degli indizi. In ogni caso si tratta di un'aquila che permette anche di attaccare i nemici o in parte di distrarli e se non sbaglio era possibile anche ascoltare delle conversazioni avvicinandosi un po' con l'aquila stessa a delle persone che stavano parlando. All'interno della demo era possibile fare una missione principale di cui tranquilli non vi farò spoiler, poi una missione secondaria e poi chiaramente dedicarsi all'esplorazione. Io ragazzi ho esplorato una piramide e fidatevi è stato davvero fighissimo, anche perché poi alla fine delle piramidi ci sono dei segreti o in generale delle ricompense molto molto importanti che poi ci aiuteranno nel corso dell'avventura. La missione principale ci permette di incontrare finalmente un personaggio importantissimo all'interno della trama del gioco. Stiamo parlando della moglie di Bayek, della quale in realtà fino ad ora mi pare non sapessimo praticamente nulla. Bayek si mostra nelle diverse scene di gioco molto amorevole nei suoi confronti, non me l'aspettavo da parte di un assassino, e proprio nel corso di queste scene è possibile notare un piccolo dettaglio, in pratica che un dito di Bayek non c'è. Questo quindi ci fa comprendere che quelle sono davvero le origini di Assassin's Creed che poi porteranno praticamente alla fondazione, chiamiamola così, di quello che sarà poi il credo degli assassini.
praticamente con il taglio del dito per poter poi sfoderare la lama celata, che è proprio il simbolo di tutti gli assassini. Bayek, insieme a sua moglie, si dirige in una zona per una vera investigazione, quindi tranquilli, non vi vado a spoilerare cos'è che succede. Il tutto ci ha portati poi a salvare una persona che era in difficoltà. Nel fare ciò, in realtà, diciamo che c'erano diversi approcci. Si poteva andare in maniera stealth, si poteva andare direttamente di cattiveria, come faccio io di solito, e prima però ho preferito utilizzare Senu, quindi l'aquila. Mi sono diretto quindi in questa sorta di forte, in pratica era una sorta di piccola zona limitata in cui c'erano davvero tantissime guardie e dovevamo salvare questo ragazzo che era in grandissima difficoltà. Io ho preferito prima vedere un po' la zona per comprendere quante guardie ci fossero lì e poi mi sono diretto direttamente contro i miei bersagli. Inizialmente ho scalato un po' la zona, mi sono buttato su un nemico per eliminarlo dall'alto, ma poi chiaramente, come sempre, mi hanno sgamato. Quindi è da quel momento in poi che sono andato davvero di cattiveria e ho affrontato diversi nemici. Ed è qui, ragazzi, che ho notato subito una cosa particolare. Ci sono diversi nemici, alcuni deboli, e altri con scudi, ragazzi, che in alcun modo sono riuscito ad abbattere, se non con una nuova mossa davvero speciale. Ed è qui che finalmente ci buttiamo in una delle caratteristiche fondamentali e nuove di Assassin's Creed Origins, ovvero il combattimento. Ragazzi, qui cambia davvero tantissimo. Infatti cambiano proprio i tasti che utilizziamo per giocare e per combattere, per fare mosse leggere, mosse pesanti, quindi c'è una distinzione adesso tra diversi attacchi e possiamo farli premendo R1 ed R2, quindi praticamente un attacco leggero e un attacco pesante, un po' come in Dark Souls Bloodborne per intenderci. E da quest'ultimo riprende un po' anche la schivata, perché qua, ragazzi, sarà possibile schivare o anche utilizzare uno scudo. Ragazzi, lo scudo è davvero fondamentale, soprattutto quando i nemici sono davvero potenti. Quindi se abbiamo uno scudo davvero molto valido, sarà possibile difendersi al massimo e poi subito contrattaccare e provare ad eliminare il nemico. Per quanto riguarda la mossa speciale di cui vi parlavo poco fa, è una mossa che si ricarica dopo aver dato o magari anche subito un po' di attacchi. Ragazzi, è una mossa davvero devastante ed è, credo, una mossa che bisogna utilizzare solo in fase in cui ci troviamo in seria difficoltà, quindi meglio non sprecarla. Quindi, ragazzi, possiamo dire che il combattimento, almeno a mio parere, è stato di gran lunga migliorato. I nemici ti malmenano in maniera abbastanza cattiva, togliendoti molta vita, anche perché ci sono diverse tipologie di combattimento, non c'è solo quello, diciamo, a terra. Mi sono ritrovato più volte in una condizione in cui c'erano diversi nemici sui cavalli, io ero a terra e mi attaccavano tramite arco e frecce, quindi ero lì praticamente fermo e mi guardavo attorno inerme e questi che andavano avanti e indietro che provavano a colpirmi e infatti più volte mi hanno eliminato. Quindi l'intelligenza artificiale, almeno apparentemente, mi è sembrata davvero molto molto buona, quindi ciò ci fa sperare davvero per il meglio. Per quanto riguarda quindi il combattimento, è possibile utilizzare questa volta diverse tipologie di armi, più per quanto riguarda un sistema RPG, quindi non è più come in passato che si trova l'arma e possiamo utilizzarla a vita ed è solo quella. No, più volte possiamo trovare la stessa arma, ma che magari fa più danni. Vi sto mostrando proprio adesso, infatti, che c'è un vero menu dal quale è possibile selezionare diverse armi di diverse tipologie e avere un'arma principale e un'arma secondaria. Possono essere entrambe grosse oppure entrambe piccole, o fare un mix in modo tale da avere ben due armi a disposizione nel momento in cui ne avessimo bisogno. Lo stesso mi pare che vale anche per altre tipologie di armi, come ad esempio le frecce, ma non per lo scudo, che mi pare sia unico. Ragazzi, le frecce possono essere, diciamo, scoccate singolarmente, che beccano gli avversari in maniera molto potente e veloce per abbattere anche magari gli animali. Invece c'è anche una tipologia diversa di scoccaggio delle frecce, chiamiamolo così, tipo una freccia tripla, che poi si snoda in diversi colpi, che può beccare diversi nemici. Ovviamente potremo utilizzare diversi vestiti per il nostro Bayek, purtroppo nella demo era disponibile solo il vestito di base, e possiamo poi utilizzare diversi tipi di trasporti, chiamiamoli così, all'interno del mondo di gioco. Di base c'era il cavallo, ma era possibile utilizzare anche, che ne so, un cammello, che però, secondo me, rispetto al cavallo era molto più lento. Lì è più per fare una passeggiata piuttosto che per muoversi in velocità da una parte all'altra della mappa. Il nostro personaggio ha disposizione diverse abilità, che un po' come visto in passato possono essere sbloccate
tramite dei punti. Infatti ho notato che il nostro personaggio ha un vero e proprio livello che sale man mano eliminando nemici, completando missioni e di conseguenza è possibile ottenere diversi punti, un po' come in Syndicate ad esempio, in modo tale da sbloccare diverse abilità. Tra queste ad esempio c'è l'attacco in salto, poi poter, che ne so, speronare i nemici stordendoli e poi contrattaccare, cose di questo tipo che nel corso dell'avventura chiaramente possono essere davvero molto molto utili. È possibile poi potenziare anche il proprio personaggio, come ad esempio, che ne so, la propria lama celata, poi anche, non so, l'armatura, così come sempre, come nei vecchi Assassin's Creed, però questa volta bisogna trovare anche dei materiali che chiaramente sono sparsi per il mondo di gioco, ed è proprio qui che finalmente parliamo delle piramidi. E quindi utilizzando un cammello mi sono diretto praticamente alla piramide, c'era un buco all'interno di quest'ultima e mi ci sono infilato utilizzando una torcia. Ragazzi, tramite la torcia è stato possibile scovare cose abbastanza particolari. In pratica su un muro c'erano degli scarabei, praticamente quegli insetti tipici dell'Egitto, che entravano all'interno di una rientranza del muro. E lì praticamente avvicinandosi era possibile scoprire che c'era un passaggio segreto e quindi entrare ufficialmente all'interno della piramide. Lì era poi possibile trovare diversi enigmi che permettevano poi di avanzare. Alla fine era possibile avvicinarsi a una sorta di stele, non so se era una sorta di tomba, in pratica lì c'era un segreto che poi veniva svelato e poi una piccola ricompensa che permette chiaramente di avere poi un equipaggiamento molto più potente, performante e cosucce di questo tipo. Probabilmente in altre piramidi sarà possibile trovare anche dei veri e propri mostri. Se ricordate, ne abbiamo visto uno, praticamente una sorta di alligatore gigante, una sorta di coccodrillo enorme, che sarà una sorta di mini boss all'interno di queste zone, che poi forse eliminati ci permetteranno di ottenere ricompense ancora più importanti. Chiaramente questa è solo una supposizione che ho fatto insieme a Tuberanza, poi sarà da vedere se sarà davvero così oppure no. Piccola menzione molto importante per quanto riguarda alcuni personaggi che abbiamo visto all'interno della demo, ma anche nell'ultimo trailer uscito per quanto riguarda il gioco. Sto parlando di Cleopatra e Giulio Cesare. Due personaggi molto iconici per quanto riguarda l'antico Egitto e che probabilmente sarà possibile approcciare in maniera diversa, magari schierarsi con l'uno, schierarsi con un altro. Ne avevo parlato appunto con Tuberanza e probabilmente potrebbe succedere qualcosa di questo tipo. E chi lo sa se questo tipo di scelte influenzeranno in qualche modo la storia. Ragazzi miei, queste erano solo le primissime impressioni riguardo Assassin's Creed Origins. Chiaramente in un'intera ora di gameplay c'è tantissimo altro di cui parlare, ma potete stare tranquilli perché credo che nel giro di questi giorni riproverò nuovamente questa demo in modo tale da scoprire quali altri segreti ci sono all'interno. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Assassin's Creed Origins, se tutte le novità che vi ho comunicato vi piacciono oppure no, se il gameplay che avete visto vi ha gasato oppure no. Quindi ragazzi, lascio la parola a voi. Io voglio davvero fare un'intera serie walkthrough di tutto il gioco, di tutta la storia, però voglio il vostro massimo supporto. Dimostratemelo con un commento e con un bel like. Quindi ragazzi, grazie per essere stati qui con me, presto arriveranno tanti nuovi video anche di Dragon Ball FighterZ, ma anche di tantissimi altri giochi, come ad esempio Far Cry 5. Quindi alla prossima, ciao!